È stata scoperta questa mattina nella frazione di Ronco San Bacio a Fano la nuova opera realizzata interamente a mano da Giannino Vincenzi, conosciuto per essere il gestore di un noto agriturismo del posto. L'installazione, interamente costruita in metallo, è dedicata ai bambini nel mondo e della città di Fano, che nel suo statuto è riconosciuta come città dei bambini e delle bambine. Vincenzi, settantenne, originario di Cartoceto ma residente da più di 50 anni a Ronco San Bacio, ha impiegato quasi un mese per concludere il tutto. Alla cerimonia, presenti oltre ad alcuni residenti, il sindaco di Fano Massimo Seri e il presidente del Consiglio della Regione Marche Andrea Biancani. La scultura, troviamo prima di tutto il pensiero, i bambini che tengono il mondo che sopra, in mezzo al mondo, è l'Italia, perché l'Italia è il paese più bello al mondo. E qui dove è stata posizionata è un posto panoramico stupendo, mare, castelli, è una cosa meravigliosa, che io questo è un posto da ammirare, anzi il comune di Fano dovrebbe ammirare queste colline che sono incontaminate, piene di bellezze, perché la campagna è la cosa più bella che esiste al mondo. Vincenzi, che cosa viene rappresentata in questa sua opera? Il mio pensiero era questa, dedicata ai bambini, il nostro mondo dedicato a loro, perché purtroppo noi ormai siamo un'età avanzata e non possiamo, la speranza è solo per i nostri ragazzi, i nostri figli, i nipoti. E com'è nata questa idea? La mia è nata da piccolo, perché questa idea di fare scultore non ho studiato, però ce l'ho sempre dentro. Io dove vado, guardo quello, mi piacciono le sculture. Sta già pensando ai prossimi progetti? Ma certo, io già ce n'ho 3-4, ma a me mi piacerebbe qui nella nostra zona metterne una ogni angolo, ogni incrocio. Ma io credo che sarebbe una cosa bellissima, che la gente dovrebbe passeggiare a piedi in queste colline stupende, vedendo queste sculture che io creo, che non ho, come dico, non ho fatto scuola da nulla, però mi piacerebbe tanto. L'opera, visibile a tutti, è stata installata su un campo privato a fianco della piccola chiesetta di Ronco San Bacio. Visto che questa scultura è dedicata alle bambine e ai bambini, appena si insiederà il nuovo consiglio delle bambine e dei bambini, vorrei venire insieme a loro a vedere questa scultura, proprio in onore di Gianni, ma soprattutto in onore al messaggio che la scultura vuole trasmettere.